Come mai sei tornata così presto? Beh, ti dispiace? Certo che no. Solo mi avevi detto di avere del lavoro urgente da sbrigare. Non vorrei che per star vicina ci rimetti pure la carriera. Ci sono i miei fratelli, non sono solo. Non avevo nulla da fare che non potessi tranquillamente rimandare. Poi, sinceramente, non è che mi fidi così tanto dei tuoi fratelli. Non hanno brillato per presenza nei tuoi primi 25 anni di vita, diciamolo, eh? Lo sai che questo dipendeva soprattutto da mio padre. Non era facilissimo andarci d'accordo. A me lo dici? Perché? Hai avuto problemi con mio padre che io non conosco? No, ma anche perché io ho capito che tipo era ed ho evitato ogni occasione di scontro. Ma posso dire che non era una persona accomodante a voler essere prudente nel giudizio. E da quando sei prudente nei giudizi tu? Da 2 giorni, ma solo con te. Beh, Elida. Hai ragione. Tuo padre era uno stronzo, arrogante, presuntuoso, maschilista. Di quelli sicuri di far svenire le donne con il loro fascino, convinto di sapere tutto lui, di poter insegnare a vivere a tutti. Un figlio di puttana, insomma. Andava bene anche una via di mezzo tra un giudizio prudente e questo, eh? Ti chiedo sincerità. Non ti preoccupare, tanti miei fratelli la pensano come te. Questo ti ferisce? Era mio padre. Era anche il padre di tuo fratello. Che ti devo dire? Io riuscivo a conviverci. Oh, non è che era tutto rose e fiori, eh? Era spigoloso, non riusciva a non importi il suo punto di vista. Però gli volevo un gran bene. E sento che anche lui me ne voleva. Eppure i tuoi fratelli... I miei fratelli cosa? Anche loro alla fine hanno pensato solo a se stessi. Si sono lasciati prendere dalla loro furia, hanno rotto con tuo padre, hanno fatto armi e bagagli. Hai appena finito di dire che era un uomo impossibile. Sì, ma non era una cosa che coinvolgeva solo loro e tuo padre. Eravate una famiglia, capisci? Una famiglia. C'eri anche tu. Non dico tua madre, che per loro era una perfetta estranea, ma c'eri tu, il loro fratello. E allora? E allora, nel loro personalissimo conflitto per affermare le loro personalissime aspirazioni contro quelle di tuo padre, non hanno tenuto in gran conto della tua esistenza. Andando via di qui non hanno lasciato solo tuo padre, hanno lasciato anche te. E tu che gli avevi fatto? Senti, io non voglio stabilire se avessero ragione loro o mio padre. Ma se non andavano d'accordo, che senso aveva restare qui a farsi il sangue amaro? E poi i due di loro se ne sono andati prima che io nascessi. Tanto tutti prima o poi lasciamo la nostra casa e la nostra famiglia. Pure tu vivi da sola, no? No, una cosa è lasciare la casa, un'altra è lasciare la famiglia. Io ho lasciato la casa, non la famiglia. Io faccio ancora parte della mia famiglia. Ne farò parte anche quando io e te ne avremo una nostra di famiglia. I miei li sento spessissimo, passiamo le feste insieme. C'è confidenza, complicità. La tua famiglia invece è esplosa. Se n'è andato una alla volta senza lottarsi più. Non siete più una famiglia. Non ti facevo così attaccata al valore di famiglia. E comunque non è vero che non si sono più voltati, come dici tu. Ci siamo sentiti, siamo rimasti in contatto, ci siamo pure visti. La famiglia tua? Definisci il termine di famiglia. Non ce n'è bisogno, Rico, non siamo all'università. È una famiglia tua? Non lo so. Sai che ti dico che se è la mia, una famiglia, lo vedremo in questa occasione. Una famiglia si vede in ogni occasione. Non deve morire qualcuno per riscoprirsi una famiglia. Troppo facile così. Sono solo io la tua famiglia, te lo dico io. Dai, non è vero. E poi si sono subito preoccupati se avevo di che vivere, di come mi sistemo. E soldi, insomma. Guarda Enrico, che è facile fare il fratello tirando fuori il portafoglio. Molto più facile dare cose che amore. Perché per i soldi basta solo lavorare. L'amore o ce l'hai o non ce l'hai. Qui mi dispiace dirlo, non lo vedo zampillare la terra. Al solito tu sei troppo dura. Per te o è tutto bianco o è tutto nero. La mia famiglia è una cosa complicata, non so bene neanche io che cosa è successo, anzi, sono deciso a farmi raccontare tutto. Sono netta nei miei giudizi, è vero. Ho una personalità esuberante, è vero. Ma a differenza di tutti loro, io, da quando ci siamo messi insieme, sono sempre stata al tuo fianco. Non ti ho dato cose, ma amore. Non c'è niente che mi spinga a star qui, solo il fatto che ti amo. Questo non te lo dimenticare. Interrompiamo qualcosa? Monica, questi sono i miei fratelli, Nicola e Ettore. Sì, ci siamo già conosciuti prima. Piacere. Parlavamo giusto di voi? Spero bene. Affatto. E come si potrebbe parlare bene dei fratelli Tosto? E soprattutto di Paolo. E dipende. E invece di voi due cosa si potrebbe dire di buono? Di me poco, però suono la chitarra, anche Ettore. E cantiamo, abbiamo una bellissima voce. Due artisti, insomma. In erba. Io? Tu l'erba te la sei fumata tutta da ragazzo. Erba? Ecco qua, quando si parla di cannabis i filosofi corrono. Mi sono perso qualcosa. No, niente, Nicoletto è nel camera di loro pregi a Monica.
Oh, elenchi molto brevi, immagino. Quando si dice fratello si dice tutto. Parenti serpenti. Sempre meglio di parenti assenti. La ragazza vive in affendenti, ne usciremo con l'assa rotte. Io sono già tutto rotto. Dove si getta la spugna? Mi arrendo subito. Monica, con noi l'esercizio è fin troppo facile. Non siamo propriamente un esempio di famiglia modello. Siamo anche molto, ma molto bravi a farci del male da soli. Per cui, se è per sfogarti, fai pure. Ma se pensi di costruire qualcosa... Qui nessuno si sfogherà di nulla, almeno fino a domani. Perché? Perché l'ho deciso io. Per fare contenti a me lo farete. Può bastare. E la guerra finì ancora prima di cominciare. Oh, io mi ero già resa. Non me la caverete così, ne riparleremo. Sei molto sexy quando fai la cattiva, sai? Io non faccio la cattiva, non recito una parte. Ho delle cose da dire e le dirò. Beh, noi le ascolteremo, Monica. E se avremo qualcosa da dire, lo diremo. Io mi arrenderò di nuovo. Arrenderò, ti sarà impossibile. La ragazza qui non ha aria di voler far prigionieri. Possiamo chiuderla qui e parlare d'altro? Giusto. E adesso chi è?